Siamo in compagnia di mister Piero Braglia. Mister, oggi test importante contro una pari categoria con la Ternana, risultato che 2-1, vabbè, è calcio di agosto. Quali sono le indicazioni che lei ha tratto da questa partita? Ci siamo allenati, è stato un allenamento che poi chiaramente loro siamo più avanti di noi di circa 10 giorni, è un altro discorso. Che abbiano un organico diverso a noi, anche questo è vero, perché se levi Antenucci e Litteri e metti Ceravola è un po' diverso. No, è molto diverso. Allora, noi avevamo un sacco di gente fuori, qualcuno che dovrà arrivare. Io sono tranquillo, l'importante è che la finiamo bene, perché è un'idea di gioco che non è certo quello che abbiamo visto oggi, perché non giocheremo così. Stiamo facendo così perché siamo costretti a giocare così, o per un problema fisico di uno, o un problema fisico di un altro, o perché Cristi è arrivato. Però l'idea è di giocare totalmente un calcio diverso, un calcio molto più propositivo, tipo il primo anno. Perciò vediamo se ci riusciamo e vediamo se come la completiamo. A noi personalmente è impressionato proprio sia Sou che Diop, che dei giovani sembrano forse quelli più pronti. Ah, Diop ha fatto una buona gara, Sou non ha fatto niente. Sou, se non impara a correre, non gioca più. Sou deve correre, a me diciamo solo quando ha la palla non mi va. Io Diop è arrivato ora, era abituato a fare determinati movimenti, ha fatto 2 anni col Torino giocando da solo, però visto che in aria è pericoloso, si sa muove, copre bene palla. No, noi dobbiamo guardare avanti, stare tranquilli e finire bene la squadra. Dopo gli arrivi di Diop e Vitale, questa squadra si può dire completa o ha bisogno ancora di qualche innesto? C'è questo Beltrame che balla, viene, non viene, non si sa che fine farà. Allora, noi abbiamo bisogno ancora di qualche giocatore. La società sa quello che deve fare. Basta, non c'è da fare drammi, avevamo detto che la squadra la finivamo nel corso del mese d'agosto, prima la finiamo con le idee chiare, però è meglio, però se no andiamo avanti in una certa maniera con tranquillità. Il 7 si chiude il ritiro con l'amichevole col Deruta e poi l'11 chiude l'8 il ritiro. L'8. L'8. E l'11 poi ci sarà la prima partita vera, martedì la US Abbia saprà fra Gubbio e Savoia, lei chi preferisce? No, ma noi l'importante è che noi facciamo una buona gara, la prima davanti al pubblico di casa, io ci tengo a cercare di fare una buona gara, speriamo di presentarsi in condizioni discrete. Ok, grazie mister.